Bentrovati. Dicevo prima, io seguo il rapporto della qualità dell'ambiente urbano da quando lavoro presso il Ministero perché ritengo che sia un documento molto utile per tutti noi, per i dati che riesce in modo sintetico a riportare. E la presentazione di Mario Cirillo è stata veramente interessante perché in un tempo ridotto è riuscito a darci uno spaccato complessivo della situazione. E dicevo prima che un rapporto di questo tipo dovrebbe essere divulgato nella sede parlamentare, sia Camera che Senato, non dico studiato a memoria, però insomma, Sul comodino. non sul comodino per teletrasmissione della conoscenza, ma perché le informazioni che contiene sono molto importanti per le scelte legislative a livello nazionale, ma a livello locale, regionale e comunale per le scelte di pianificazione, perché i punti che sono toccati nel rapporto dai fattori sociali ed economici, suolo e territorio, infrastrutture verdi, acque, qualità dell'aria, rifiuti, attività industriali, mobilità, inquinamento, sostenibilità, città metropolitane, sono tutte legate da un filo conduttore che è quello di creare, diciamo, le basi, di costituire le basi della conoscenza che dovrebbero aiutare nelle scelte di pianificazione e nelle scelte, diciamo, normative in grado di potenziare in un senso piuttosto che in un altro l'operatività delle imprese, le abitudini delle famiglie. Sul tema dei rifiuti sicuramente l'implementazione della direttiva sull'economia circolare diventa un punto, diciamo, fondamentale, no? Perché la normativa sui rifiuti oggi prevede un approccio che comunque punta molto sulla classificazione e sulle diverse discipline. Quindi dal mio punto di vista è innanzitutto veramente un grande apprezzamento per l'Istituto, per la squadra che ha lavorato a questo rapporto, perché le informazioni che sono in esso contenute sono preziose sotto tanti punti di vista. Io, diciamo, ho guardato con maggiore interesse la parte che afferisce al suolo e alle infrastrutture verdi per la competenza, diciamo, della direzione. Quello che registro è che innanzitutto c'è una grande, diciamo, sintonia rispetto ai temi trattati sulle materie anche della strategia nazionale per la biodiversità. Noi con ISPRA lavoriamo moltissimo sul tema della biodiversità, di Rete Natura 2000 e quant'altro e quindi anche nel rapporto trovo, diciamo, questa forte sinergia sia sulle matrici di impatto affrontate, sia nelle raccomandazioni. Inoltre, questo rapporto oggi diventa particolarmente significativo per un altro lavoro che stiamo facendo, dove tra gli esperti ci sono anche rappresentanti di ISPRA che stanno dando un contributo significativo, che è il rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia. Voluto e prescritto per la prima volta dall'articolo 67 della legge 221 del 2015, il cosiddetto collegato ambientale, che per la prima volta pone a livello normativo la necessità di indagare lo stato di conservazione del capitale naturale, ma anche quello di lavorare rispetto a un'armonizzazione dei sistemi di contabilità, affinché ci possa essere da una parte una metodica sulla conoscenza dello stato del capitale naturale, ma d'altra parte ci sia anche una metodica comune per la valorizzazione dello stesso. E in questo senso ISPRA ci sta dando una mano su tutta una serie di argomenti, stiamo già lavorando al secondo rapporto che sarà pubblicato il 28 febbraio del 2018 e nell'indice che stiamo mettendo, insomma, nello stato di avanzamento del lavoro. Ci sono diverse tematiche che prendono, come già è stato per il primo rapporto, dai dati che sono prodotti da ISPRA in questo rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano. Il rapporto nel documento, diciamo,
sul capitale naturale si mette anche in evidenza, e anche qui un altro punto di contatto, il tema delle aree metropolitane e il tema di quanto la biodiversità, il verde urbano, le reti ecologiche, comunque il mantenere un buono stato della biodiversità contribuisca a migliorare la qualità e il benessere umano e sociale. Inoltre è anche, diciamo, interessante il tema dei servizi ecosistemici, cioè dei servizi che la natura rende alla collettività, e anche in questo senso forti sono le sinergie, e in particolare è interessante vedere le tre città che sono state prese in considerazione, Genova, Roma e Reggio Calabria, e i valori che sono stati riportati come valutazione economica totale per le tre città metropolitane del servizio ecosistemico della rimozione di inquinanti. E poi un altro tema che è sicuramente interessante, che abbiamo avuto modo di confrontarci anche sul discorso delle città, è anche l'obiettivo che fa parte dell'agenda 2030 dei goals, diciamo, sullo sviluppo sostenibile, l'obiettivo 11 legato alle città e alle infrastrutture urbane e ai target che questo obiettivo si dà. Sicuramente anche in questo caso il rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano ci fornisce delle indicazioni, come abbiamo visto nella presentazione di Cirillo, molto interessanti, sia dal punto di vista delle pressioni che mette in evidenza rispetto al fatto che le aree urbane oggi sono sempre meno compatte, e questo comporta che gli habitat naturali e seminaturali risultano sempre più frammentati da zone costruite e infrastrutture di trasporto, e questo chiaramente ha un'influenza negativa sullo stato di conservazione e sulla resilienza degli ecosistemi. E poi, a fronte di queste pressioni, il rapporto individua tra le raccomandazioni finali proprio questo rafforzamento delle infrastrutture verdi. Cirillo diceva prima quanto ancora cemento armato si impiega e quanto ancora la cosiddetta ingegneria naturalistica, diciamo, non permea di sé le scelte poi operative. Però sicuramente, come dicevo all'inizio, tutto poi ci porta anche a una riflessione sull'approccio, diciamo, da tenere rispetto alle scelte di pianificazione, ma anche alle scelte normative. Ho trovato poi particolarmente interessante nel rapporto, poi sarà Massimiliano Telli quale presidente del Comitato del Verde Pubblico, la parte dedicata al verde pubblico, all'analisi che viene fatta, diciamo, sia sullo stato di consistenza sia sulle tipologie di composizione del verde pubblico, ma anche emerge da questi dati l'importanza della funzione sociale di aree di verde pubblico ben tenute. Tu prima citavi il decreto Minniti e questo tema anche di coinvolgere i cittadini in forme di volontariato, vigilanza, sorveglianza, perché quello che viene fuori è anche il rapporto, in questo senso lo testimonia, che dove c'è verde incolto, oltre ad esserci effetti, diciamo, sul sistema e sui sistemi naturali, c'è anche un contenuto, diciamo, un aspetto sociale che è più negativo. E poi ho trovato molto interessante, per chi, diciamo, segue queste tematiche, anche il collegamento, e la slide prima di Cirillo la faceva vedere, rispetto ai siti di Rete Natura 2000. È in corso un lavoro molto intenso sulla individuazione delle zone di conservazione speciale, perché abbiamo avuto una procedura di infrazione sul ritardo nell'individuazione delle zone di conservazione speciale, però questa procedura di infrazione di fatto ha portato che stiamo all'80%
dell'individuazione delle zone di conservazione speciale, questo è anche un elemento, un tassello positivo, perché individuare la zona di conservazione speciale significa poi individuare le misure sito-specifiche per la gestione e il mantenimento del buono stato di queste, diciamo, della rete Natura 2000. È anche molto interessante la parte dedicata alle infrastrutture blu, anche su questo diciamo, ho trovato molto interessante anche l'analisi delle aree verdi che si trovano all'interno di un'area distante 300 metri dalla linea di costa, perché questo pure ci dà delle informazioni molto importanti e significativi rispetto ad altri temi che stiamo indagando, anche nel rapporto sul capitale naturale e la parte relativa agli incendi boschivi, perché adesso il comandante Ricciardi è andato via, però sapete che quest'anno il tema degli incendi boschivi è stato quanto mai, diciamo, all'attenzione. Chiaro che noi lo seguiamo sempre dal punto di vista della prevenzione per le aree protette, però è evidente che anche lì c'è una necessità di ritrovare un equilibrio rispetto anche a tutta una serie di rapporti nella distribuzione delle funzioni tra il sistema regionale di prevenzione e lotta attiva, ma anche diciamo, i nuovi assetti di riparto di competenze. Scusate, non so come mai che qui non prende mai niente, è riuscita a suonare il cellulare. Quindi, diciamo, complessivamente sicuramente anche quest'anno un grande apprezzamento per questo lavoro e soprattutto, diciamo, un po' l'auspicio che ci possa essere una interdisciplinarietà, come abbiamo già cercato di fare con il primo rapporto sul capitale naturale, usufruendo di questi dati anche in un altro strumento per far sì, quantomeno io guardo più a questo aspetto qui, per far sì che ci possa essere anche in documenti strategici come il DEF, come il Piano Nazionale di Riforme, un riferimento più puntuale a quello che la realtà concreta che emerge da questo rapporto ci dice rispetto all'efficacia di politiche di settore che, se non utilizzano dati di questo tipo, rischiano di essere meno efficaci e di non centrare completamente l'obiettivo. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie. Grazie a Marilicia Ratano sia per l'attenzione che ci dedica costantemente, sia per la collaborazione veramente molto stretta tra la sua direzione generale e le strutture di ISPRA del sistema sui temi che lei ha citato. E noi adesso avremo altri due interventi, però anche il collega Sorvino, che è il direttore generale di ARPA Campania, mi ha informato che credo che un problema alla macchina sta per arrivare. Però io credo che a questo punto noi potremmo anticipare la tavola rotonda, fermo restando che poi sia il Presidente del Comitato Verde Pubblico, il Consigliere Adelli, sia il collega Sorvino potranno intervenire diciamo, per i loro interventi anche dopo, no, o per arricchire la tavola rotonda. Quindi concludo questa prima parte, diciamo, di presentazione di dati istituzionale e invito coloro che fanno parte o faranno parte della tavola rotonda a prendere il nostro posto qui sul tra virgolette palco. Grazie.